Ted Kaczynski è conosciuto per aver causato 3 morti e 23 feriti, nonostante sia laureato ad Harvard e aver conseguito un dottorato in matematica. Con questo voglio dire che sì, i certificati sono importanti, ma non basiamoci solo su quello. Youinvest è una società che si occupa ormai da qualche anno della vendita di corsi in ambito finanziario. Fondata da Alessandro Moretti, trader e consulente finanziario che si è autoproclamato tra i due maggiori esperti di analisi tecnica in Italia. Vorrei oggi analizzare se effettivamente Alessandro Moretti e lo staff di Youinvest si meritano il primato che attualmente hanno sul mercato o sono i soliti venditori di corsi. Partirei analizzando un servizio da loro offerto, il portafoglio Smart Investing. Tale portafoglio viene creato utilizzando la strategia Smart Investing del nostro Alessandro Moretti e viene paragonato al mercato di riferimento Small Cap. Ma vorrei un attimo soffermarmi su come funziona questo servizio prima di parlare della performance. Tale portafoglio è solitamente chiuso perché, vista la bassa capitalizzazione delle azioni scelte, accetta un numero limitato di clienti. Questa tipologia di azioni ha un altissimo potenziale di rendimento, ma, di contro, ha un numero di azioni disponibili molto limitato. Questa non è una finta urgenza o un trucchetto di marketing, è solamente la realtà che da advisor ho l'obbligo professionale di spiegare. Mi sento anch'io il dovere di spiegare la realtà, ma preferisco basarmi sui numeri. Come detto prima, questo portafoglio contiene le azioni small cap, quindi apriamo uno screener di azioni e impostiamo come criterio di ricerca small cap. A questo punto ordiniamo tutte queste società per capitalizzazione di mercato e prendiamo la più piccola, che, per quanto detto in precedenza, dovrebbe avere un numero di azioni disponibili molto limitato. Per poter verificare questa cosa avremo bisogno di un solo dato, il floating shares. Per floating shares, o stocks, si intende il numero di azioni disponibili sul mercato. Come puoi notare, questa società ha un floating shares di circa 30 milioni. Quindi, facciamo ora un esempio esagerato e supponiamo che 30 milioni di persone siano iscritte al portafoglio Smart Investing. Nel momento in cui viene detto di comprare queste azioni, tecnicamente ognuna delle persone iscritte al portafoglio può comprarne una. Ecco perché in realtà il numero di azioni disponibili non è limitato, ma questa è una finta urgenza ed è un trucchetto di marketing. Ma concentriamoci ora sulla performance di questo portafoglio. Come detto prima, in questo grafico vengono messi a confronto il portafoglio Smart e l'indice delle small cap, per esempio il Russell 2000. Dopo aver individuato il crollo avvenuto a marzo 2020 a causa del Covid e il crollo di dicembre 2018, possiamo affermare che questa performance va da febbraio del 2018 a marzo del 2021. Quindi all'incirca 36 mesi. La cosa che salta subito all'occhio di questo portafoglio è come da giugno del 2018 a ottobre del 2020 la performance è rimasta invariata. In questo caso stiamo statisticamente parlando di 29 mesi sui 36 che ci vengono proposti in cui non abbiamo visto alcun risultato. Nice. Vorrei inoltre sottolineare come questo portafoglio è strettamente correlato alla performance dell'indice e purtroppo non viene aggiornato da marzo 2021 ad oggi, periodo in cui diciamo che l'indice non è che abbia fatto granché. Ma può anche darsi che per ora abbiamo avuto solo sfortuna e in realtà io investo a molti altri servizi interessanti da offrirci. Perciò procediamo dando un'occhiata al Dream Team Azionario. In questo servizio messo gratuitamente a disposizione dei loro follower viene creato un portafoglio con 11 azioni simulando così una squadra di calcio. Tendenzialmente la performance di un portafoglio è sulla base di un anno, ma non in questo caso. Infatti il Dream Team di Youinvest parte dal giorno 21 maggio 2020. Dando un'occhiata al grafico di quel periodo sembrerebbe quasi che si sia attesa una ripresa del mercato per avviare questa iniziativa. Ma nonostante questa precisazione, il loro portafoglio ha fatto una grande performance negli 8 mesi successivi. Ma vediamo cosa ha da dire Alessandro Moretti a riguardo. Adesso qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma che ci vuole a fare questo in un mercato rialzista? Attenzione, perché non è semplice, o meglio, non è così semplice tenere in portafoglio titoli che stanno facendo il 100, 200, 300, 600%. Detto ciò, vediamo come ha performato il Dream Team Azionario quest'anno, periodo in cui, come dicevo prima, l'indice di riferimento non è che abbia fatto un granché. Ah no! Del Dream Team non se ne è più parlato. Le uniche informazioni che sono riuscito ad avere sono due post su Instagram di febbraio 2021. In questi post annunciano di riconfermare due azioni del vecchio Dream Team, Digital Turbine e Roku. Quest'ultima, come suggerisce un ragazzo nei commenti, probabilmente senza alcun certificato rispetto ad Alessandro Moretti, dopo la performance della scorsa stagione, costa uno sproposito. A questo punto la domanda chiaramente è come hanno performato le uniche due azioni di cui abbiamo notizia di questo Dream Team azionario. Digital Turbine si trova attualmente a meno 50%, mentre Roku si trova a circa meno 60%. La cosa che mi dà fastidio del comportamento di Youinvest è come si cerchi di nascondere una performance negativa, che è assolutamente accettabile quando si parla di trading e investimenti,
e si dia invece peso a una performance positiva come quella dell'anno scorso. E come se non bastasse, voglio farvi vedere una clip di un loro video recentemente pubblicato. Come vediamo, molte delle aziende che hanno meglio performato nel 2020 hanno avuto poi performance negative nel 2021. Lo vedremo con Alessandro, vedremo meglio questo approfondimento, ma questo perché succede? Ok, fate molta attenzione a quello che sta per dire. E l'investitore che si è messo là, però Peloton, perché mi piace vedere Peloton, qui tra l'altro la troviamo in classifica tra le migliori, però proprio Peloton, mentre stavamo facendo, nel 2020 stavamo costruendo qui la sede, mi arriva uno degli operai che mi fa, no, ho comprato Peloton, me l'hanno consigliato, mi hanno dato una dritta dai piani alti di una banca. Dico sì, la dritta, 1x2, che ti hanno detto? Sinceramente non comprendo il suo atteggiamento ipocrita nei confronti del suo pubblico quando è la stessa persona che ha comprato Roku e Digital Turbine nonostante le performance appena fatte. Purtroppo le incoerenze nei loro video e nei loro servizi non finiscono qui. Voglio ora mostrarvi questo video da loro pubblicato. Una strategia completa, e sottolineo completa, per investire in azione che ha fatto il 29.000%. Tralasciando stare il titolo alquanto clickbait, ma giusto un po'. Vediamo se effettivamente questa strategia e questi risultati sono replicabili. Molto semplicemente selezioniamo tutte le azioni che hanno una fascia di prezzo tra 1 dollaro e 50 dollari. Impostiamo una media esponenziale di 200 periodi e un RSI di 10 periodi. La condizione di entrata è che il prezzo sia al di sopra della media esponenziale e l'RSI ipervenduto, quindi per un valore minore di 30. Molto semplicemente per l'uscita avremo bisogno che l'RSI passi da un valore minore di 30 a un valore maggiore di 40. Per quanto riguarda la gestione del capitale, io Investo ci consiglio di dedicare il 10% del nostro capitale per trade. Ok, una volta aver impostato la media esponenziale e l'RSI sul grafico, prendiamo di nuovo uno screener. Questa volta prendiamo quello di investing.com semplicemente perché si può cercare l'azione per fascia di prezzo. Infatti, dopo aver inserito come fascia di prezzo tra 1 dollaro e 50 dollari, possiamo vedere come ci vengano fuori all'incirca 9.000 titoli. Supponiamo che questa strategia funzioni, ma teniamo in considerazione che tendenzialmente la maggior parte dei titoli hanno movimenti simili tra di loro. Quindi ci saranno fasi di mercato in cui avremo lo stesso segnale su migliaia di titoli. A quel punto io mi chiedo, qual è il criterio di scelta? E soprattutto, come hanno fatto i ragazzi di Investo a fare il 29.000% in backtest nonostante questa grande mancanza della strategia? Forse tutto sommato non è una strategia così buona, ma soltanto una strategia dal titolo clickbait, ma giusto un po'. Il mondo della finanza, come potete vedere, è parecchio strano. Spesso le persone che sembrano più affidabili e preparate a primo impatto non sono poi in realtà ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro percorso. Questo perché purtroppo, o anzi, per fortuna mi viene da dire, nel trading e negli investimenti, al di là della preparazione che si ha, conta quanto si sa mettere in pratica ciò che si sa. Il gruppo di Invest dimostra di saperne tanta sulla base teorica e poco quando si tratta di pratica. Motivo per cui ad oggi appaiono ai miei occhi e agli occhi di tanti altri come la società che vende corsi e non la società che fa trading. Io come sempre ripeto che sono molto aperto a osservazioni, quindi per qualunque cosa lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.